Benvenuti cari videoascoltatori alla seconda puntata di Made in Italy versione YouTube. Siamo in presenza di Max, ovvero il calzolaio più ambito di Bologna. Max e Joe è una calzoleria che potete trovare in Via dell'Inferno a Bologna. Via dell'Inferno si raggiunge, più o meno prendete come punto di riferimento le due torri di Bologna. E fa parte Via dell'Inferno dell'ex ghetto di Bologna. Ma di che cosa si tratta questa calzoleria Max e Joe? Joe è il socio di Max e hanno avuto l'idea di aprire questa calzoleria. Esatto, noi siamo dei piccoli artigiani che facciamo un prodotto esclusivo, completamente fatto a mano, su misura, rispettando la vecchia tradizione calzaturiera. Bologna era molto famosa in passato per le calzature. Poi purtroppo con il passare del tempo non c'è stato il passaggio generazionale, quindi è andato un po' sparendo. Noi siamo stati, diciamo, trainati dalla passione per le calzature, per la voglia di fare, di creare, e abbiamo fatto un lungo percorso che è iniziato tanti anni fa andando a bottega da vecchi artigiani. E ne abbiamo girati parecchi qua a Bologna, come dicevo non ce n'erano tanti in passato, poi ovviamente hanno smesso, data l'età, e ognuno di questi ci ha trasmesso una piccola parte del suo sapere, quindi chi ci ha insegnato a fare i modelli, chi le forme, chi a cucire, perché comunque è un processo molto lungo quello della calzatura fatta a mano, completamente fatta a mano, perché noi non utilizziamo nessuna macchina, facciamo tutto quanto noi, quindi dal disegno, dalla creazione della forma, dal modello, quindi il disegno del modello che sceglie il cliente, tutte le cuciture, il montaggio ancora fatto a mano, non si utilizza la macchina, in modo tale che la scarpa possa durare per lungo. E quindi abbiamo estrapolato da ogni maestro calzolaio qualche piccolo segreto, abbiamo avuto la fortuna di aver trovato delle persone disponibili ad insegnarci, e questo ci ha portato fin qua. Avete avuto la possibilità di un ritorno da parte di questi calzolai? Sono venuti qui a controllare Sono venuti con grande commozione, hanno visto che il loro sapere è proseguito, cioè, quindi è stato per loro una grande soddisfazione. Diciamo. Invece per quanto riguarda i clienti esteri, voi insomma non avete solo clientela italiana, anzi soprattutto estera. Beh, noi ultimamente sono usciti parecchi articoli un po' in tutto il mondo, siamo appena tornati da Mosca dopo due settimane in cui siamo andati a fare dei trans show, quindi comunque delle dimostrazioni, ci hanno invitato in diversi posti per far vedere al mondo che insomma l'artigianato italiano è ancora vivo e che possiamo ancora dar molto, ecco. Vengono un po' da tutto il mondo clienti, dagli Stati Uniti, Australia, Corea, Giappone, insomma. Io immagino che a queste conferenze, insomma, a questi workshop in grande che si fanno all'estero, sicuramente se i posti sono limitati e si esauriscono tutti, sì, oppure se la sala è immensa si riempie in una maniera. Perché comunque l'artigianato italiano ancora il suo appeal, sì, è importante. Chissà perché qua in Italia però non riesce a... L'italiano non è, forse o è... Forse non lo so, non è preso così tanto dall'artigianato, dal fascino, ma forse l'abbiamo sempre avuto, invece all'estero non c'è, non è mai esistito, e quindi per loro pensare di vedere. Mi ricordo quando sono andato a rappresentare l'artigianato della moda al World Expo di Shanghai nel 2010 con CNA. E loro erano affascinati dalla lentezza di ogni movimento, cioè dal fatto che uno potesse realizzare una calzatura in 12, 15, 20 ore, quindi per loro che sono abituati a fare centinaia al giorno, per loro era impossibile questa cosa. Quindi immagino che all'estero, non avendo mai avuto una base, un fondamento proprio di artigianato, cioè a livello sartoriale, falegnameria, qualsiasi tipo di artigianato, per loro sia molto più affascinante che magari per un italiano. Qual è la differenza tra una scarpa artigianale e una scarpa non fatta a mano, sempre in pelle? Ci sono delle differenze, insomma, voi quanto garantite le vostre scarpe? Le nostre scarpe sono fatte per durare in eterno, cioè finché dura la parte di sopra, noi utilizziamo anche i migliori vitelli
presenti sul mercato, quindi comunque animali piccoli, più piccoli rispetto a quelli che magari si possono usare in industria, perché comunque sono più fiancosi, sono più, cedono di più, quindi nel tempo si possono crepare, quindi proprio la differenza del materiale del pelame è già fondamentale. Il fatto che viene montato a mano fa aderire la pelle dolcemente sulla forma e non subisce dei traumi come quando viene in questa macchina, e quindi ovviamente la durata è maggiore. Il cuoio della suola è vero cuoio, cioè noi tagliamo proprio ancora la suola dal groppone, quindi è un materiale, è tutto cuoio, molte scarpe a livello industriale sono torcerato, è cuoio, sono rimasugli di cuoio che vengono compattati fra di loro, quindi la prima acqua, prima acquazzone, la scarpa da buttare via. E voi fate scarpe solo da uomo? Noi sì, principalmente da uomo, per il signore ci siamo, non facendo moda e comunque facendo scarpe comode. Ma se venisse una signora a chiedere un tacco non più di 3 cm? Noi possiamo fare massimo tacco 5, stivali, stivaletti e comunque modelli maschili, quindi francesina, mettere sul tailleur, comunque cose comunque eleganti. Perché cioè, per la questione dell'altezza del tacco è dettata anche dal fatto che voi avete una filosofia, insomma, uno se deve camminare, sì, deve se essere... Se camminare comunque se il tacco è troppo alto, dopo va a incaricare troppo sul metatarso e quindi può creare delle parole, anche se molte donne immagino che sono, siano abituate nel tempo a camminare col tacco e quindi hanno ormai questa camminata, però nel tempo il piede si deforma inevitabilmente. E i clienti che hanno acquistato da voi magari già da qualche tempo e hanno il loro bel paio di scarpe, sono venuti qua a dire è stato un rimedio per ancora magari... Sicuramente chi si avvicina a questo prodotto difficilmente torna indietro, cioè difficilmente si riavvicina a un prodotto industriale, perché noi andando a costruire la scarpa sul piede andiamo a seguire ogni suo difetto e ogni... diventa come un guanto e quindi ovviamente la camminata, la stabilità è completamente diversa. Allora, prima di andare a vedere il prodotto finale, anche se sullo sfondo insomma e anche davanti ci sono degli oggetti magici, andiamo a vedere un po' di pelli. Ecco, sono pelli, qua. Pelli abbiamo, allora, come vitelli appunto dicevo, utilizziamo vitelli francesi, vitelli austriaci, i migliori che ci siano sul mercato. Poi lavoriamo pelame esotico, dalle lucertole al pesce razza. Bello, ho anche una scarpa di razza, questa guarda, è un mocassino realizzato in razza nera con il suo inserto in madreperla che ha la razza sulla schiena, che è l'unico che non prende il colore durante la concia. Sono tutte ossa, da questo effetto un po' brillante, la scarpa molto resistente, elegante, sì. Molto affascinante. Questa scarpa difficilmente si riesce a riprodurre a livello industriale, perché va cucita. In maniera... Io vedo delle scritte interne, non so se è terminata. La scarpa è terminata. Noi scriviamo all'interno la calzone di Max e Joe, fatte a mano o fatte su misura per il nome del cliente. Il coccodrillo è, diciamo, l'animale più pregiato. Noi utilizziamo la pancia del coccodrillo per fare le scarpe, quindi ci vogliono due coccodrilli per fare un paio di scarpe, e perché è la parte più bella, dove c'è la squama più piccola. La coda normalmente viene utilizzata per fare le cinture e quando si riesce la gola per fare i portafogli, quindi insomma il coccodrillo non si butta via niente come il maiale. Va benissimo. E poi ci sono alcune calzature realizzate, finite, possiamo fare qualsiasi cosa, il bicolore in lama e vitello. Questi qua sono clienti tedeschi che ci hanno ordinato delle scarpe, questa qua è un'altra scarpa in lama, quindi colore anche un po' particolare, cucitura in contrasto, si può sbizzarrire, ecco. Sono venuti con le idee chiare, si sono fatti consigliare? Si fanno molto consigliare, perché ovviamente. Lo stile italiano, ogni paese ha le sue abitudini, però quando vengono qua vogliono farsi consigliare. Voi in quanto artigiani avete qualcuno a cui appoggiarvi, delle associazioni di categoria che aiutano i nuovi artigiani che vogliono emergere? C'è qualche realtà? Beh, sicuramente noi siamo associati con CNA, che è per l'associazione di categoria più importante a livello nazionale sull'artigianato. Loro ti danno le basi per poterti muovere, ti danno una completa disponibilità per poterti affacciare anche al mercato estero, e questo è già importante. Però secondo me ci vorrebbe più interesse alla base, cioè, ovvero le istituzioni dovrebbero avvicinare i ragazzi
a questo mondo, cioè al mondo dell'artigianato, quindi non solo avvicinarli agli studi classici, a computer, per amor di Dio è tutto interessante, però bisognerebbe che si facessero dei corsi o comunque si facessero delle promozioni affinché i ragazzi usciti dalle scuole potessero anche non solo proseguire un percorso intellettuale, ma proseguire anche magari effettuare un percorso pratico professionale in modo tale da poter riavvicinare, perché il lavoro c'è, la richiesta c'è, ma manca effettivamente le manodopere vere e proprie, quindi manca la professionalità a livello, ma in qualsiasi ambito calzaturiero, tu vedi i sarti ormai non ce ne sono più, calzolai non ce ne sono più, e quindi sai, noi siamo nati dall'artigianato, l'artigianato è quello che ci ha fatto uscire dalla crisi nei momenti sì. Bisogna ricordarsi. E quindi questo bisognerebbe cercare di creare dei filoni per artigianale in modo tale che i ragazzi possano sapere, almeno sapere, che esiste la possibilità di imparare un mestiere. Ma come si fa a ottenere questi strumenti? Cioè... Beh, noi stanno questi strumenti tutti non ci sono sul mercato, perché sono strumenti che non c'è un mercato. Esatto. Non essendoci calzolai non ci può essere un mercato. E quindi ovviamente ti devi arrangiare costruendoli da chiodi, da pezzi di ferro, quindi questo qua ad esempio è un segnapunto, l'abbiamo preso da un chiodo, l'abbiamo segato, smerigliato, in modo tanto da fare tutte le cuciture alla stessa distanza. È un chiodo, che fantasia proprio. Ah beh, purtroppo ti devi un attimo, oppure abbiamo avuto la fortuna comunque che i nostri vecchi maestri ci hanno tramandato i loro attrezzi, quindi sono attrezzi che hanno tanti tanti anni, quindi se volete verificare fisicamente trovate Max e Joe in Via dell'Inferno, una traversa che si trova al lato destro provenendo dalla stazione delle due torri, altrimenti potete andare direttamente sul loro sito www.lacalzoleriedimaxejo.com o visitando la nostra pagina Facebook La Calzoleria di Max e Joe, seguiteci su Instagram uguale, sempre a Calzoleria di Max e Joe, e se avete curiosità qualcosa potete contattarvi a mail info@lacalzoleriedimaxejo.com. Allora grazie mille, grazie Max, buona continuazione di lavoro e portiamo avanti il Made in Italy, speriamo.